ecco qua. Con questi soldini potrete finalmente avere il vostro ospedale. Sì! Grazie, signore! È la persona più buona al mondo! Sciocchezze, i miei buoni amici! Ma ora andate che vi stanno aspettando! Dai, correte! Firmantelli! Oh, ma coraggio, Loren! Gli assegni per la beneficenza non si firmano mica da soli! Si rifiutano di agire. L'FBI e la CIA? Niente, la considerano una missione suicida. Dannazione. È rimasto solamente un uomo in grado di salvarci. E preghiamo il Dio che nel frattempo nessuno faccia niente di assolutamente stupido. Sono io, chi lo cerca? Sono il presidente degli Stati Uniti d'America e abbiamo bisogno del suo aiuto. Certo che devo sempre salvare il culo a voi americani. La situazione è tragica, siamo stati costretti a chiamarti. Tu sei il leggendario Cimice Dandy. Questo è un insetto stecco. La tua conoscenza nel settore è immensa. Questo è un insetto sasso. Quindi sono certo che sarai all'altezza della situazione. Lascia fare a me. Suonano alla porta. Salve, ragazzo. Cimice Dandy, che ci fai qui? Appena ho saputo la notizia mi sono precipitato subito. Tu come stai? Io sto bene, ma non puoi rimanere qui, è troppo pericoloso. Io sto dove stai tu. Tu non puoi capire, si tratta di cimici. Non stiamo parlando di insetti stecco o insetti sasso. Stiamo parlando di cimici. Non mi importa, correrò il rischio per te. Sono pronto a morire. Sei pazzo. Pazzo di te. Non mi avrai mai. Non ho capito niente. Baciami. Sveglia ragazzo. Non ti preoccupare. Eri sotto l'effetto ipnotico della cimice. La situazione è peggiore di quanto credessi. Tienti pronto, ragazzo! Ne vedrai delle belle! Prendi la strapolvere, ragazzo! Non ci riesco! Presto, ragazzo! Fagli un bicchiere! Di carta di plastica! Di plastica, per l'amor di Dio! Di plastica! Esci da questa casa!
Questa volta è stata davvero dura. Cimice Dandy, sei stato magnifico. Se solo tu ora non fossi venuto qui, non so che... Esiste un modo per ringraziarmi, mio piccolo bocciolo di rosa. Baciami. E questa bastarda che ci faceva qui? Alla fine sono sempre io a dovervi salvare il culo. E questa volta, in tutti i sensi. Anche perché siete così due bei giovanotti. È un'invasione. Prepara foglie e bicchiere, ragazzo. Abbiamo del lavoro da fare.